Berlusconi gli avesse stretto le mani. Oggi era Presidente del Consiglio, però evidentemente a questo traguardo manca ancora qualche settimana. Coraggio, coraggio! Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Io ho poche cose da dirvi, ma ho scelto questa piazza per venirvi a dire. La prima è che sono sempre stato nel movimento quello che più di tutti cercava di trasmettere la fiducia nelle istituzioni. A volte qualcuno ha detto che ero troppo moderato, qualcuno ha detto che avevo troppa fiducia anche nelle istituzioni costituite, come il Quirinale, i presidenti delle Camere. A volte mi è stato recriminato questo. Perché io veramente, ve lo dico col cuore, tutto questo percorso l'ho iniziato perché credevo, ma con tutta la forza del caso, che utilizzando la democrazia e le regole democratiche si potesse arrivare veramente al governo di questo paese. Voi direte, non ci credi più. No, però vi posso dire una cosa, dopo stasera è veramente difficile credere nelle istituzioni dello Stato e nelle leggi dello Stato. E mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo. È veramente difficile crederci. Io sapevo che il Movimento 5 Stelle poteva andare al governo con una strada, che era quella di trovare un'intesa sui temi con un'altra forza politica in Parlamento. Quante volte abbiamo detto vogliamo andare al governo da soli? Bene, voi ci avete dato 11 milioni di voti per colpa del cosiddetto Rosatellum. Hanno fatto in modo che quel 32-33% dovesse comunque costringerci ad allearci con qualcun altro. Aveva creato delle cosiddette coalizioni che erano solo create per prendere qualche seggio uninominale in più, tutti artifici per fregarci. E quindi si aspettavano che una volta arrivato in Parlamento il Movimento 5 Stelle dicesse abbiamo solo il 33%, quindi ce ne andiamo all'opposizione. Non abbiamo scelto quella strada. 82 giorni di lavoro, 82 per far cambiare la mentalità alla politica italiana, dicendogli è inutile che venite da noi con i ministeri, prima si mette nero su bianco quello che vogliamo fare per gli italiani, per gli insegnanti, per i pensionati, per coloro che non riescono a trovare lavoro, per quelli che ce l'hanno e sono precari, per gli imprenditori, i commercianti, per i bimbi che nascono, hanno il diritto di essere aiutati come i bambini francesi e tedeschi. Prima mettiamo nero su bianco quello che vogliamo fare e poi decidiamo chi debba essere il ministro. La cosa che più mi fa arrabbiare stasera è che c'è stato rifiutato un governo non per un ministro che era del Movimento 5 Stelle o della Lega. Noi avevamo individuato una persona che era ministro del governo Ciampi. Era uno soltanto che aveva commesso il reato d'opinione di scrivere un libro in cui diceva che l'Europa così concepita sta massacrando agricoltori, giovani e meno giovani italiani, sta massacrando gli imprenditori e le imprese. Perché di questo stiamo parlando. Non abbiamo individuato un facinoroso, un signore di 82 anni, un professore universitario. Era uno che lui, quando lo abbiamo conosciuto, perché io l'ho conosciuto meno di un mese fa, 15 giorni fa, lui aveva detto a noi non se ne parla di uscire dall'euro, andiamo in Unione Europea, ai tavoli dell'Ecofin e cominciamo a cambiare le cose. Lui lo aveva detto a noi. E chi sta dicendo era un nome della Lega per far saltare tutto? Questo signore l'abbiamo conosciuto insieme, io e Salvini, e tutti e due abbiamo deciso di sostenerlo, perché se mi si dice che un ministro non va bene per quello che ha scritto nei suoi libri, e allora io quel ministro lo porto fino alla fine nella lista dei ministri, perché questo paese è un paese in cui c'è il diritto costituzionale della libertà di pensiero e di parola. Ma non è che non andava bene lui, non andavano bene tutti quelli come lui. E se ci pensate è paradossale, se ci pensate è paradossale
chi volevano al Ministero dell'Economia, quello che domani portano al Quirinale. Si chiama Carlo Cottarelli, viene dal Fondo Monetario Internazionale ed è uno di quelli che ci ha riempito la testa così col fatto che vi dovevamo distruggere la sanità, la scuola e tagliare tutto quello che non serviva per loro per ridurre il debito pubblico. Il debito pubblico non si riduce con i tagli alla sanità, si riduce con gli investimenti in deficit che stanno facendo in tutti i paesi europei e solo qui non ci permettono di farlo. Però guardate che è folle, perché domani chiamano al Quirinale uno che la maggioranza in Parlamento non ce l'ha, perché né noi, né la Lega e né altre forze politiche voteranno la fiducia a questo Cottarelli. Quindi deve essere chiaro che il Presidente della Repubblica si sta assumendo un'altra responsabilità, di mandare alle Camere un governo che già sa di non avere la maggioranza e ha respinto un governo che aveva la maggioranza alle Camere. Vi rendete conto della gravità della situazione in cui siamo? Ma rendiamoci conto. A me questa storia ricorda tanto un momento di 5 anni fa, nel 2013, quando fu messa la ghigliottina alla Camera dei Deputati per dare 7 miliardi di euro alle banche. Voi ve lo ricorderete, lo mise la Presidente Boldrini. Poi andò in televisione a dire che aveva messo la ghigliottina per evitare che aumentasse l'IMU agli italiani, perché lì dentro c'era una norma sull'IMU, in un decreto che trasferiva in una notte 7 miliardi di euro dei vostri soldi alle banche. Ebbene, per 15-20 giorni sembrava che avessimo torto noi, ma poi l'abbiamo raccontata agli italiani e quello è diventato uno degli atti più ignobili della 17ª legislatura, che tutti ricordano e che ha causato il declino di quella classe politica che è stata punita il 4 marzo. Adesso tutti pensano di potersi salvare con questa operazione dicendo no, io ho salvato i risparmi degli italiani, questo ha detto il Presidente stasera, respingendo Savona. Se si volevano, con tutto il rispetto, se si volevano salvare i risparmi degli italiani, si respingevano i decreti su Banca Etruria, Banca Marche, tutte le banche che sono state fatte fallire ad arte, mandando sul lastrico centinaia di migliaia di risparmiatori. E guardate, io sono stato un profondo estimatore di questo Presidente della Repubblica, ma questa scelta è totalmente incomprensibile, anche per me. Sono stato 5 anni vicepresidente della Camera, ho cercato di comprendere tutte le dinamiche istituzionali, ma adesso basta, perché oltre il danno la beffa, ci respingono Conte che aveva la maggioranza assoluta del Parlamento e dopo un'ora, come diceva Alessandro, avevano già Cottarelli pronto da chiamare al Quirinale. Ma chi la vogliono dare a bere? Questa era una cosa già premeditata, far fallire il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega. E perché doveva fallire? Perché doveva fallire? Doveva fallire per quello che c'era scritto nel contratto, ma non alla voce Europa. Andatevi a leggere, io vi prego, a tempo perso, andatevi a leggere la parte sull'Europa che c'è nel contratto di governo che stavamo per firmare. Lì dentro troverete un programma di buonsenso che non vuole né uscire dall'euro né dall'Unione Europea. La preoccupazione non era quella. La preoccupazione non era sull'Europa e sull'euro, era su altro che c'era lì dentro, perché lì dentro c'era la ripubblicizzazione dell'acqua, ci riprendevamo l'acqua dalle multinazionali e dai partiti che ci hanno speculato. Lì dentro c'era il taglio dei vitalizi, delle pensioni d'oro, c'era il referendum propositivo senza quorum che dava la possibilità a voi di affrancarvi dagli onorevoli. Una legge non deve essere approvata per forza dei parlamentari, ma anche indicendo un referendum, e se vince il sì, quello che c'è scritto nel referendum diventa legge, senza pregare nessun politico. In quel contratto c'era la sanità pubblica, ma soprattutto c'era una cosa: togliere il potere ai politici di nominare i manager della sanità pubblica, così che la sanità ritornasse a lavorare per voi e non per i politici. In quel contratto c'era una RAI, per esempio. C'erano 3 righe che parlavano di merito in RAI, perché io poi, tra l'altro, vi dico una cosa. Se partiva questo governo oggi, nei prossimi 6 mesi dovevamo nominare
i vertici della RAI, dei servizi segreti, di Finmeccanica e di chissà quali altre partecipate di Stato. C'è un establishment che trema e mi dispiace che direttamente o indirettamente stasera il Quirinale si sia reso complice di quello di quell'establishment che non ci voleva al governo. Qualcuno dice che salvando l'Italia, che si salvava l'Italia mettendo da parte Savona. Perché? Perché le agenzie di rating, Fitch, Moody e come altro si chiamano, oppure le banche, oppure alcune nazioni, come quelle che citava Alessandro, come la Germania, avevano espresso preoccupazioni per Savona, l'economia, a tal punto che domani mattina tutti gli investitori si ritrovavano a togliere i soldi da quelle che erano le banche italiane, i titoli di Stato e così via. Ora, io voglio capire una cosa. In tutti questi anni, nei ministri della Repubblica ci sono stati indagati per corruzione, indagati per mafia, ci sono state persone che hanno tradito la Costituzione con i loro atti, hanno firmato delle leggi ignobili e abbiamo visto che sono stati complici di quelle agenzie di rating e di quelle banche che non ci avevano detto della crisi del 2007 e ci hanno fatto piombare in 10 anni di crisi. Adesso mi si sta dicendo che uno, il censurato che va al Ministero dell'Economia è una preoccupazione per quelle agenzie di rating che non ci hanno detto della crisi del 2007 e ci hanno fatto sprofondare in 10 anni di crisi, e noi a chi dobbiamo stare a sentire? A una forza politica che ha preso i soldi, che ha preso i voti, o a quelle agenzie di rating che non ci hanno detto la verità? Allora due sono le cose, io voglio tornare al voto, però ci devono dire una cosa chiaramente dal Quirinale: chi garantisce la Costituzione? O decidiamo noi chi deve andare al governo o lo decidono le agenzie di rating, ma se lo decidono le agenzie di rating abbiano il coraggio di abolire il diritto di voto, si prendano questa responsabilità, perché io non posso pensare di venire a dire torniamo a votare, ok, io voglio tornare a votare, prendiamo anche il 40%, io a quel punto riporto Savona al Quirinale, all'economia e ricominciamo da capo. Ma di che stiamo parlando? Sono le agenzie di rating e le banche che decidono i ministri o lo decidono due forze politiche che hanno la maggioranza del popolo italiano? Io credo che lo debbano decidere i cittadini italiani. Allora, prima che ritorni la parola a voi, dobbiamo parlamentarizzare questa crisi, che significa utilizzare l'articolo 90 che parla delle responsabilità del Presidente della Repubblica. Ed è in Parlamento che si deve discutere questa cosa. E come vi diceva prima Alessandro, siamo fin troppo responsabili in questa azione, perché sappiamo che portando questa crisi in Parlamento eviteremo e lo scongiuriamo qualsiasi tipo di azione fuori dal Parlamento, che non vogliamo. Noi vogliamo cercare almeno di ricondurre alle responsabilità chi in questo momento ci ha fatto questo torto. Poi deciderà il Parlamento, però si deve sapere che noi insieme alla Lega abbiamo la maggioranza in Parlamento e la Lega non può tirarsi indietro su questa azione, perché altrimenti non dimostra di voler andare fino in fondo con questa azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Repubblica. Io vi dico che ci sono tante incertezze, però come sempre la verità ha sempre vinto. In questi anni ci hanno riempito di balle dai media, vedrete adesso la RAI, immaginate in RAI quanto sono contenti per il fatto che non cambieremo i vertici con una legge democratica. Quindi immaginate che cosa accadrà, immaginate quegli editori di giornali che ci hanno spalato fango contro negli ultimi 15 giorni perché stava nascendo questo governo, immaginate che cosa diranno, diranno di tutto. Però noi siamo più forti se continueremo a riempire queste piazze e a comunicare online e anche andando nelle televisioni in diretta a raccontare la verità. Saremo sempre più forti. Io non lo so quanto ci vorrà per arrivare al governo. Eravamo arrivati a tanto così. Pensate che oggi Conte è andato con la lista dei ministri. Cioè c'erano i ministri del Movimento 5 Stelle, le infrastrutture, la giustizia, l'ambiente, la salute, erano tutti a noi, il lavoro, lo sviluppo economico, erano tutti ministeri che ero riuscito a contrattare per il Movimento 5 Stelle, Bonafede, Fraccaro, Lezzi, il generale Costa, c'ero io tra i ministri come vicepresidente del Consiglio dei Ministri, c'era Giuseppe Conte, avevamo messo un ambasciatore agli esteri, avevamo individuato delle persone
della squadra di governo. Ve la ricordate la squadra che vi ho presentato il 1° marzo, prima delle elezioni? Erano nella squadra quelle persone, avevo rispettato tutte le promesse che vi avevo fatto. Una promessa non è stata rispettata, quella di essere leali alla Costituzione, e non l'ho tradita io, l'ha tradita qualcun altro stasera. Doveva essere la serata di Gabriella Belli, la nostra candidata sindaco qui. Io vi ringrazio, continueremo a sostenerci, a sostenervi, ma voi continuate a starci vicino, perché c'è tanto da fare e abbiamo bisogno di tanta vicinanza, attivismo e aiuto. E sicuramente grazie a tutti, buona serata, grazie.